Crescente, Stark e Speed. Chi è Stark e chi è Speed? Io sono Stark, il mio vero nome è Gianmarco e ho quasi 18 anni. Io sono Thomas, Speed in arte, e ho 17 anni, fra marzo compio 18 anni. Questi nomi comunque mi avete detto che ormai vi chiamano tutti così. Sì, ormai ci chiamano così. No, ormai Thomas e Gianmarco non si sentono da un pezzo, ormai sempre sono d'estate. Allora, voi state facendo musica rap. La vostra musica si basa su delle cose che voi avete vissuto, su fatti che vi raccontano, storie di vita? Ma il testo è singolare e personale. Ci sono delle volte che iniziamo dicendo questo testo, lo facciamo di nostra immaginazione, basandoci su certe cose anche non vissute, che comunque andiamo di fantasia. Invece molti testi, la maggior parte perlomeno, raccontiamo di ciò che viviamo, di ciò che abbiamo in contatto tutti i giorni. Cerchiamo di essere completi, in poche parole. Completi bisogna raccontare. Cioè, come diciamo sempre nelle interviste, ogni testo è una confessione. Lui dice sempre questo termine perché lui proprio in particolare, ogni testo è una confessione. I testi che li scrive, Stark o Speed? Tutti e due. Ognuno ha le sue semplici barre. E ci aiutiamo. Anche nel canto, quindi? Sì, certamente. Ciò che lui crede sia migliore, sia per uno scopo appunto, cioè mi aiuta in poche parole. Ogni suo, vabbè, passa il turno. Ci diamo anche critiche costruttive, magari se può essere utile, che secondo me c'è qualcosa di sbagliato nel suo pezzo, come se c'è qualcosa di sbagliato nel suo pezzo, io gli dico la mia opinione e lui dice la sua, così cerchiamo di concludere il progetto sempre nel miglior modo possibile. Beh, un modo per crescere, no? E invece da quanti anni è che suonate? Ma io ho iniziato dopo di lui, io un anno, quasi 2 anni che canto rap, anche singolarmente, poi dopo sono passato in gruppo con lui che abbiamo deciso di collaborare insieme, visto un testo che era diventato carino, piaceva alla gente, i nostri genitori hanno trovato un patto, tra virgolette, e abbiamo iniziato tutto. Beh, i vostri genitori vi sostengono, sì, perché sennò... Sempre. Allora, voi siete partiti come freestyle, mi dicevi, sì, prima, e poi vi siete conosciuti e avete continuato insieme. I dischi che avete fatto? Abbiamo prodotto inizialmente un mixtape registrato a Torino all'RKH Recording, e qualche mese fa è uscito il nostro primo EP ufficiale, sempre registrato a Torino, e intitolato Flu Wolf EP, che è composto da 5 tracce con featuring anche importanti come Shade, Blue Virus, quindi nella scena del rap italiano. Ora si sta sentendo un vostro pezzo sulle radio italiane, qual è? Non basta. Mi fate anche un pezzettino. Facciamo il pezzo, ok, che ti aspettavi? Che ti aspettavi? È inopportuno. I nostri piani. Andati in fumo. Mi avvelenavi. Ha. Mi ipnotizzavi. Poi mi indossavi. Col tuo profumo. E così via, poi bello. Questa è l'introduzione della canzone. Bella la freschezza anche che avete comunque nel farlo. Poi senza base è un po' ancora complicato, ma noi lo facciamo lo stesso. Beh, ma vuol dire che siete bravi, no? Sì. Siamo abituati ogni tanto a rappare anche a cappella. E in futuro cosa prevedete di fare? Avete progetti? Ah, progetti tantissimi, cioè progetti sempre innovativi, sempre nuove novità, anche per la gente che ci segue, comunque produttori eccetera eccetera. Poi anche di qualcosa, cioè... Adesso più di tanto non possiamo svelare, però presto usciranno 2 nuovi video, se non sbaglio, e uno è un progetto importante, però ancora dovete aspettare. Sì, non è che non abbiamo da dire, capito? Abbiamo tanto da dire, ma noi finché una cosa non è concluso, dire gatto se non l'hai nel salto. Giusto. Okay. Però certo. Del video che state girando qui a Fossombrone magari possiamo... Sì, lo possiamo dire, abbiamo iniziato a girare un video.
di una canzone che ci teniamo particolarmente, intitolata Unica parte di me, e ci teniamo tanto perché è l'unione di due canzoni, la mia prima e la sua. Okay. Quindi vi rappresenta. Esatto. E allora ieri abbiamo iniziato a fare queste riprese con un gruppo di ragazzi molto bravi della zona che anche loro meritano, e abbiamo voluto appunto fare questa collaborazione con loro. Questo video contiene una storia, ci sono numerosi partecipanti, tutti i nostri amici, tutti i nostri amici, domani ci dobbiamo riscontrare per poi uscire il 2 settembre. Il 2 settembre è la data di uscita, comunque è un gran video secondo me fuori, perché è un video, non è un semplice video, capito, così girato in dei posti diversi, no, questo è un video un po' particolare che parla, cioè, vogliamo accennare un po' un'anteprima del video, parla che ci sono tre protagonisti, un cieco che suona il pianoforte, che inizialmente nei primi live, nei primi concerti sbagliava spesso le note e aveva sempre un giudizio negativo della gente, la gente non apprezzava, poi dopo un barbone che ballava break dance nelle strade, che anche lui non aveva così tanto successo, e un terzo, uno sfigato, tra parentesi, sempre tutto ci mancherebbe nel linguaggio giovanile, sai tanto com'è, uno sfigato che viene maltrattato nel video, che viene maltrattato da un gruppo di persone che ci hanno avvicinato, sono bravissimi, però abbiamo fatto parte della parte del bullo, sì, esatto, che lo picchiano. Poi qui entra in scena una terza persona che è la ragazza del bullo, di un altro bullo, che però si mette a difendere appunto lo sfigato portandolo via. Quindi avrà la rivalsa alla fine. Esatto. Lo scopo di questa canzone è smettere comunque di credere nel nostro sogno, in questo caso, nel loro sogno, nel caso di quello che suona il pianoforte, il barbone, così. E speriamo di trasmettere qualcosa alla gente che l'ascolterà. Ragazzi, ci fate un freestyle improvvisato? Certo, come no? Ok, vi ascoltiamo. Dai. Ci proviamo. Ah, sempre pronti a far freestyle. Ah, e non ci vedo più. Tu lo sai che credo a Gesù. Questa roba è importante, infatti noi siamo Onda Libera TV. Yeah. Sai, non c'è competizione, sono qua con Speed e ci trovi a Fossombrone. Hai capito, sul freestyle io sono un leone, noi siamo su Onda Libero, la tua onda è in prigione. Niente, questa roba flottepista, tu lo sai Speed che ti manda fuori pista, mica pessimista, sono ottimista, un applauso pure alla giornalista.